Ok ragazzi, nel video di oggi voglio parlare di multifrequenza e monofrequenza. Ora, un video che ho fatto in realtà un po' di tempo fa, però ci tengo a ribadirlo, come si vuol dire, ripetita you want. Quindi cerchiamo di fare il punto sulla questione. Ma prima di iniziare vi ricordo di nuovo che abbiamo aperto le iscrizioni a Rhino Nation, il nostro portale dove potete trovare dei video assolutamente inediti, articoli inediti, così come anche i nostri log, quindi i nostri log personali di quello che facciamo da un punto di vista di alimentazione, allenamento, integrazione durante questa fase di bulk, nel mio caso e tra poco nella mia prossima preparazione alle gare. Quindi trovate tutto qua sotto nel link in descrizione, Rhino Nation, e vi aspettiamo assolutamente là. Ok, monofrequenza, multifrequenza, di che cosa stiamo parlando? Si parla generalmente della frequenza di allenamento, ossia ogni quanto alleno un determinato distretto muscolare. Normalmente si fa riferimento al microciclo, che per convenzione è la settimana. Quindi quante volte alleno un muscolo all'interno della mia settimana. La monofrequenza prevede un solo allenamento settimanale, la multifrequenza più allenamenti settimanali, due o anche molti di più. Quindi cerchiamo di capire innanzitutto da dove nasce tutto quanto. Beh, partiamo col dire che il bodybuilding nasce con il volume training, ossia un concetto del più mi alleno più cresco. Quindi gli allenamenti erano lunghi, erano molto voluminosi e soprattutto molto frequenti. Ci si allenava normalmente 6 volte su 7, quindi 6 volte a settimana, e si divideva il corpo in tre parti, quindi si faceva ABC, ABC, oppure addirittura in soltanto due parti, quindi per esempio upper lower, upper lower, upper lower. Quindi era logicamente un approccio in multifrequenza, ossia allenavo all'interno del mio microciclo il distretto muscolare due volte o addirittura anche tre volte. Gli allenamenti erano comunque molto intensi e molto voluminosi. Ora, c'è stata una rivoluzione quando c'è stato l'approccio dell'heavy duty, quindi la nascita e l'arrivo dell'heavy duty, che sostanzialmente è un approccio che prevede un'intensità di lavoro in termini di effort e anche di densità di lavoro molto più importante, ma una frequenza di allenamento tendenzialmente ridotta. Quindi sostanzialmente il concetto era di concentrarsi non tanto sullo stimolo che noi vogliamo andare a dare in allenamento, ma si è iniziato a riflettere sul fatto che effettivamente il muscolo cresce quando si riposa. Quindi c'è stata un'esagerazione in questo senso e si è detto: più recupero, più riposo, più il muscolo cresce. Quindi si è data molta più priorità al recupero, che sicuramente è un aspetto positivo, però come detto prima c'è stata un'esagerazione, quindi si è arrivato a dire che il muscolo ci mette una settimana a recuperare, quindi andava toccato e allenato soltanto una volta a settimana. Ora, recentemente con l'avvento dell'evidence-based si è visto che il volume è la variabile più importante, che ha un impatto maggiore a livello ipertrofico, quindi si è tornati un po' indietro e ci sta questo concetto di ritorno alla multifrequenza, agli allenamenti ad alto volume, eccetera. Quindi sostanzialmente abbiamo chi si allena una volta a settimana, ogni distretto muscolare lo allena una volta a settimana molto intensamente, con molta forza, intensità, eccetera, e chi invece preferisce un approccio di multifrequenza, quindi ha un volume settimanale maggiore, una frequenza settimanale maggiore, però per permettere il recupero del muscolo lo allena meno intensamente all'interno della stessa sessione. Quindi generalmente le sessioni sono meno intense e meno voluminose, però essendo di più comunque il volume generale è maggiore e logicamente la frequenza è maggiore. Quindi quale dei due in generale conviene? Ora, per farla breve, conviene sicuramente la multifrequenza, però non come viene interpretata da molti, ok? Quindi cerchiamo di capire esattamente come applicarla. Allora, facciamo un esempio e utilizziamo un po' dei numeri della matematica molto semplificata e banalizzata, se vogliamo. Allora, facciamo conto che io in allenamento, se mi alleno molto intensamente, al mio muscolo riesco a dare uno stimolo pari a 10, ok? Quindi partiamo dal presupposto che io mi alleno in monofrequenza, quindi vado a dare al mio muscolo uno stimolo di 10, poi dopo una settimana lo rialleno, gli do un altro stimolo di 10, lo rialleno dopo un'altra settimana che mi ha recuperato, gli do un altro stimolo di 10 e così via. Quindi questo vuol dire che nell'arco di 4 settimane avrò dato uno stimolo complessivo pari a 40, nell'arco di 12 settimane di un mesociclo di lavoro avrò dato uno stimolo complessivo pari a 120, ok? E questo è un punto di partenza. C'è chi dice invece di allenarsi in multifrequenza, quindi ipotizziamo che da che mi sono allenato in questo modo decido di cambiare le carte in tavola e provare questa multifrequenza. Quindi mi allenerò in maniera meno intensa, meno voluminosa, quindi il mio stimolo da che era di 10 passa per esempio a 5, però mi alleno due volte a settimana. Che cosa succede però? Che nell'arco delle mie 4 settimane di lavoro il mio stimolo totale, essendo che sì mi alleno due volte a settimana ma lo stimolo è inferiore, sarà sempre pari a 40. Nell'arco delle mie 12 settimane, ok, mi allenerò il doppio, ma ho uno stimolo che vale la metà, quindi sarà sempre equivalente a 120. Quindi qual è il problema di base? Che se mi alleno più frequentemente, ma per farlo vado a stimolare di meno il muscolo, comunque lo stimolo complessivo settimanale sarà sempre inferiore. Quindi da questo punto di vista non conviene questo approccio alla multifrequenza. Quello che in realtà io voglio andare a fare, che cos'è?
arrivare ad allenarmi con più frequenza, quindi per esempio allenare il distretto 2 volte a settimana, ma sempre con lo stesso stimolo, quindi sempre con uno stimolo pari a 10. Quindi che cosa vuol dire? Che se alleno il distretto 2 volte a settimana, nell'arco di 4 settimane il mio stimolo non sarà più 40, ma sarà in questo caso 80. Nell'arco delle 12 settimane non sarà più 120, ma sarà 240. Questo mi dà logicamente un chiaro vantaggio, perché nell'arco delle stesse 12 settimane ho dato il doppio dello stimolo e il corpo è cresciuto del doppio. Però come posso attuare questo schema? Perché ci troviamo di fronte a una problematica che è quella delle recovery capabilities, di cui ho parlato in un altro video, ossia del fatto che non è detto che se io mi alleno 2 volte con la stessa intensità riesco a recuperare tutte e 2 le volte. Ossia, da un certo punto di vista, chi si allena meno per potersi allenare 2 volte a settimana ha capito che deve far fronte con le capacità di recupero. Non basta di botto raddoppiare gli allenamenti, ma renderli sempre uguali, ok? Quindi sostanzialmente dobbiamo trovare un modo per dare sempre uno stimolo complessivo pari a 10, ma permettere un recupero più veloce, perché è qua che i risultati ipertrofici sono molto più importanti. Ora, generalmente abbiamo già parlato delle recovery capabilities in un altro video e ho dato dei consigli su tutto quello che concerne l'extra palestra, ossia sostanzialmente quello che avviene fuori dalla palestra, che cosa possiamo fare per migliorare il nostro recupero. E già questo ci può permettere di aumentare la nostra frequenza di allenamento e quindi conseguentemente di migliorare, avere maggiori risultati ipertrofici. Però in questo video cerchiamo di capire invece cosa possiamo fare in palestra a livello di gestione della nostra programmazione di allenamento e di prosecuzione, di progressione di carico, quindi a livello di volume, intensità, esercizi, parametri e via discorrendo. Allora, generalmente il primo punto da cui partire è avere una forma impeccabile. Questo perché? Perché se io ho una forma impeccabile, vuol dire che sto direzionando le mie energie in maniera veramente, veramente massiccia, possiamo dire il più possibile, al distretto muscolare target. Che cosa vuol dire? Che se io ho un carico, per esempio, di 100 kg e riesco a coinvolgere tantissimo il distretto target con una forma impeccabile, vuol dire che con questi 100 kg io arriverò al cedimento del petto magari dopo 10 ripetizioni. Se invece inizio a sporcare la forma, a compensare, magari raggiungo 15-16 ripetizioni, però il coinvolgimento del petto è inferiore. Quindi abbiamo due situazioni totalmente diverse. Da una parte raggiungo il cedimento effettivamente sul gran pettorale, mi distruggo, quindi do uno stimolo molto importante a livello ipertrofico, ma faccio soltanto 10 ripetizioni. Dall'altra invece magari do lo stesso stimolo anche di meno, perché sto compensando, il gran pettorale interviene poco, ma faccio 15 ripetizioni. E c'è una bella differenza, perché in termini di lavoro come grandezza fisica, da una parte ho sollevato questi 100 kg per 10 volte, da un'altra 15. Quindi da una parte ho stimolato molto di più il gran pettorale lavorando meno, dall'altra l'ho stimolato di meno lavorando di più. Quindi il recupero paradossalmente è molto più veloce da questa parte piuttosto che questa. Quindi per questo sporcare la forma, sporcare l'esecuzione ci porta a tante difficoltà in termini di recupero. Molto spesso chi fa allenamenti molto intensi al no pain no gain ha problemi di recupero non perché si allena intensamente, ma perché sporca la forma, quindi disperde tantissime energie. Quindi il primo punto in assoluto, la forma deve essere maniacale. Nel fronteggiare un esercizio pensate di rendere quell'esercizio, quel carico, quanto più pesante e difficile possibile per il distretto target. Ok, quindi non dovete cercare di sollevare, di avere una performance quanto più efficiente possibile, ma paradossalmente dovete rigirare tutto quanto, ossia rendere quell'esercizio quanto più difficile possibile per il vostro distretto target, che è esattamente il contrario di quello che normalmente si fa in pesistica. Difatti in pesistica c'è un lavoro fatto sull'alzata, sui numeri, sugli schemi e soprattutto un lavoro fatto in maniera sistemica. Ora, secondo punto di quel che possiamo fare è impostare un microciclo su 2 settimane. Questa è una cosa che abbiamo fatto su Kratos, il nostro ultimo programma di allenamento. Questo perché? Perché impostando un microciclo su 2 settimane, lo schema motorio che noi ci ritroviamo, lo ritroviamo dopo 2 settimane di lavoro. Quindi sostanzialmente non è che vado a fare la stessa pressa ogni settimana, ma la stessa pressa me la ritroverò dopo 2 settimane. Poi magari tra una settimana e l'altra rialleno le gambe, le alleno anche piuttosto frequentemente, ma su altri schemi motori. Questo che cosa comporta? Che andrò a recuperare molto più velocemente sullo schema motorio. Sì, perché ci deve essere una distinzione tra il recupero specifico su determinati schemi e il recupero invece muscolare o il recupero sistemico. Ci sono diverse forme di recupero. Ecco, avendo una cadenza di ripetizione degli schemi motori un po' più lunga, quindi banalmente un microciclo di 2 settimane, allora conseguentemente andrò a ritrovare una minor possibilità di incorrere in stalli. Nel senso che magari ho allenato 3 volte, 4 volte le gambe nell'arco di queste 2 settimane, ma la stessa seduta, gli stessi schemi motori me li ritrovo dopo 2 settimane di lavoro, e questo mi permette di progredire molto più velocemente e di non essere saturo sugli schemi motori
in maniera troppo breve. Queste sono forme di progressione che ritroviamo nel dog rep o in molte altre metodiche di allenamento. Altro consiglio è quello di privilegiare l'intensità rispetto al volume. Pensateci bene, chi recupera prima? Un maratoneta dopo aver fatto la maratona o uno sprinter? Sicuramente lo sprinter. Questo perché dobbiamo differenziare un esaurimento e uno stress che è più prettamente neurale, che sicuramente è enfatizzato dall'alta intensità, l'alto effort e soprattutto carichi molto elevati, da uno stress più prettamente nervoso, che viene ad enfatizzarsi quando lavoriamo a volumi molto molto elevati. Quindi sostanzialmente, in realtà, se noi lavoriamo con intensità ridotta, ma andiamo a macinare serie su serie su serie esagerando sul volume, recupereremo molto più velocemente. Quello che dobbiamo fare in realtà è in primis individuare gli esercizi da utilizzare, quindi scegliere degli esercizi che rappresentano gli stimoli che vogliamo dare. Non devono essere tutti gli stimoli possibili in ogni singola seduta, ma ragioniamo sul nostro microciclo. Per l'appunto, se abbiamo un microciclo di 2 settimane, io so che nell'arco di 2 settimane io voglio esaurire tutti gli angoli di lavoro sul distretto target, però nell'arco di 2 settimane, non all'interno della stessa seduta. Quindi per esempio sul petto, all'interno di una seduta, posso avere 3-4 esercizi diversi che rappresentano 3-4 angoli di lavoro su quale voglio intervenire. Ecco, a questo punto, dopo aver individuato gli angoli di lavoro che rappresentano ciascuno una famiglia di possibili stimoli, vado a individuare gli stimoli specifici che voglio dare su quell'angolo di lavoro, che altro non sono che il rep range, ossia il range di ripetizioni, il carico che voglio utilizzare. Logicamente, se vado a utilizzare un carico molto elevato, sto dando uno stimolo più prettamente meccanico. Se voglio utilizzare invece un carico più basso, voglio dare uno stimolo più metabolico. Ora, ciascun distretto muscolare ha degli stimoli preferenziali ai quali risponde, questo per motivi diretti, anatomici oppure indiretti, quindi di altri distretti oppure di effettiva capacità di sollecitare e attivare meccanismi di adattamento. Ne ho parlato in video specifici, ne ho parlato su dei video, una serie di video che potete trovare su Rhino Nation. Quindi generalmente quel che voglio fare è individuare gli stimoli che voglio dare, quelli favoriti sul distretto muscolare, e all'interno del mio esercizio dare quegli stimoli. Quindi per esempio, se il petto risponde bene in un rep range che va dal 6 RM fino al 12 RM, allora per esempio vado ad approcciarmi al primo esercizio una panca inclinata alla Smith e vado a fare un primo loading set tra le 6 e le 8 ripetizioni, quindi utilizzo un carico anche piuttosto importante, e un secondo set, per esempio un back off, tra le 12 e le 15, tra le 10 e le 12, magari inserisco un po' più di intensità. Che cosa succede? Che io ho 2 differenti serie, ciascuna serie corrisponde a un determinato stimolo e io all'interno della serie devo dare in maniera massiccia quello stimolo. Quindi se vado a fare per esempio 5 serie sempre con lo stesso carico, l'8 RM, io sostanzialmente sto battendo sempre su uno stesso stimolo che, una volta che l'ho dato, è inutile che continuo a darlo a manetta, perché il corpo l'ha recepito come stimolo. Allora, se ho le risorse di fare quel volume, mi conviene distribuirlo su stimoli diversi, in modo che l'ampio, lo spettro, la rosa di stimoli che io vado a dare, a fornire al mio corpo, è molto più importante. Quindi sostanzialmente scegliete gli esercizi, individuate gli stimoli, che di solito sono 2, massimo 3 per ciascun esercizio, quindi 2, massimo 3 serie allenanti, e esaurite ciascuno stimolo, ciascuno RM, in una singola serie. In questo modo l'intensità sarà sicuramente elevata, però il volume sarà ridotto e le vostre capacità di recupero saranno maggiori. Quindi alta intensità, basso volume, molta frequenza di allenamento, quindi in realtà poi alla fine il volume di lavoro è sufficiente, e anzi anche medio-medio-alto all'interno del mio microciclo, della mia 2 settimane di lavoro. Proprio perché, ok, all'interno della sessione il volume non è troppo alto, però allenandomi più frequentemente il volume medio settimanale o sulla base delle 2 settimane è sicuramente molto più alto. Quindi niente, questo è tutto per questo video, potete approfondire tutto quanto su Kratos, il nostro ultimo programma di allenamento che trovate qua sotto in descrizione. Per il resto fate tutti i dubbi che vi vengono in mente, in modo che possiamo rispondere, ma soprattutto scrivete il vostro pensiero al riguardo, in questo modo estraiamo il solito confronto che tanto ci piace. Detto questo, ci vediamo al prossimo video.